Allora, mister Thomas Zagnoli, direi che c'è un po' di amarezza, soprattutto per come si è sviluppata la partita, però c'è anche da dire che è stato un match a ritmi altissimi e nonostante l'espulsione il coreano c'è sempre stato e l'ha voluta vincere fino alla fine. Ma l'amarezza c'è perché quando io alleno un gruppo di ragazzi che durante la settimana danno tutto e sono ragazzi seri e che meritano gente che la domenica viene ad arbitrare ad un livello superiore, visto che la classifica che abbiamo recita questo. Oggi non posso dire niente ai miei ragazzi, se non che vorrei che facessero questo tipo di partita con questa intensità per tutto l'anno, perché veniamo anche da una partita di Coppa di mercoledì che comunque ha portato via energie e oggi non si è visto, perché anche in 10 contro 11, se andiamo a vedere, abbiamo creato noi episodi. Purtroppo due pali, altre occasioni e tre rigori, credo che, non dico eresie se dico che sono evidenti, che non sono stati dati, oltre al fatto che un mio giocatore è stato espulso per una gomitata, ma comunque di quelle che si vedono tante volte, con l'attaccante che comunque apre le braccia per proteggere palla, sulla palla alta era un intervento chiaro da ammonizione, quando Giunchi in mezzo al campo ha fatto falli in ripetizione essendo già ammonito. Veramente mi fanno male i ragazzi, perché non meritano questo. Però per quanto riguarda anche l'approccio della partita, direi che forse la cosa più positiva di tutto il match è quell'1-0 del Gambettola e subito dopo l'Ecoriano era lì a trovare il gol dell'1-1. Sì, sono stati bravi e comunque eravamo consapevoli in quel momento dal campo che stavamo facendo una buona partita. Il Gambettola ha avuto quell'episodio dove Angeli, da bravissimo attaccante qual è, ha creato un'occasione quasi da nulla, però sono stati bravi i ragazzi, perché comunque eravamo consapevoli che dal primo minuto stavamo facendo bene e quella cosa lì non ci ha disunito, mentre altre volte abbiamo accusato il colpo. Abbiamo avuto anche fortuna a segnare immediatamente, perché più sarebbero passati i minuti più sarebbe stato difficile, ecco. Però è un'altra nota di merito, siamo lì per migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso e questi erano episodi che l'anno scorso ci segnavano durante la partita. Allora, ringraziamo Thomas ovviamente per il contributo e bocca al lupo per il coreano. Crepi il lupo, grazie. Ciao.